L'attività consiste in questo, nel aiutare i bambini a raccontare la loro esperienza durante il lockdown e quindi il dopo, che cosa accade, che cosa sta succedendo nelle loro teste e aiutarli a contattare quelle sensazioni, quelle emozioni che magari non hanno avuto il coraggio di esprimere durante il periodo di chiusura o hanno espresso e sentono ancora il bisogno di raccontarlo. Quindi sono in ogni gruppo, si racconta la loro esperienza, che cosa sanno, come l'hanno vissuto e dopo facciamo delle attività mirate. Dove si installa il posto sicuro, si parla di come raggiungere la serenità, di come concentrarsi e tranquillizzarsi. Noi è da 9 anni che facciamo questa attività per i ragazzi, tutte le estati organizziamo appunto questo Grest di 4 minimo settimane con tutte quante attività all'aperto, all'esterno. Quindi parliamo di arrampicata, di orienteering, quindi cartografia, topografia, escursionismo, facciamo anche qualche lezione di canoa e di rafting, di navigazione sul fiume. E quest'anno, con questa condizione particolare che ci è stata data appunto dall'emergenza coronavirus, abbiamo pensato che sarebbe stato molto utile per i ragazzi costruire qualche cosa che potesse tranquillizzarli e aiutarli ad avere qualche strumento da utilizzare anche poi, sia durante tutto quanto il periodo del Green Grest 2020 e anche poi da riportare a scuola nel momento in cui ritorneranno a scuola. Per quanto riguarda le attività, diciamo, che abbiamo prima elencato, ovviamente adesso, siccome siamo appena partiti con questa attività, è un po' prematuro poter dire come vanno le cose. Siamo nella fase più delicata perché dobbiamo cercare di attirare l'attenzione, soprattutto di rafforzare la capacità attentiva dei ragazzi nel fare le varie attività e quindi vedremo come va.